Credo che il dentista è una professione che è veramente molto particolare. Il dentista nella società è visto come la professione, quella che è cara, quindi costa tanto, che fa sentire male, che il dentista è scorbutico, tante altre cose. Eppure credo che una società senza dentisti sarebbe una società molto brutta. Perché secondo me un sorriso sano è una cosa veramente molto importante. Un sorriso sano è segno innanzitutto di salute. La salute perché ci porta a masticare meglio, ci porta quindi a avere un corpo migliore se riusciamo appunto a non avere infezioni in bocca e a masticare in modo corretto. Un sorriso sano è anche benessere perché ci va a far sorridere, ci va a far sorridere, quindi stiamo meglio con gli altri e stiamo meglio con noi stessi. Sorridere è segno di felicità, è segno di autostima e sicuramente appunto di bellezza, perché il sorriso, e gli studi lo dimostrano, è fra le zone che più noi andiamo a guardare nel viso. In modo particolare ci si concentra sempre sugli occhi e poi sulla bocca. E quindi credo che un sorriso sano, un sorriso bello sia una cosa veramente molto molto importante per noi e per anche la società in cui viviamo. Credo che la risposta al motivo per cui tutte le mattine, compreso a volte sabato, anche la domenica, mi alzo con entusiasmo e vado in studio, e credo che il mio staff possa confermarlo e sia concorde con me in questo, è proprio la nostra volontà di far sorridere e masticare i pazienti, possibilmente proprio con i loro denti naturali. Ma soprattutto in serenità perché veramente so che il dentista può fare paura. Lo so perché lo vedo in tanti pazienti, ma lo so perché sembra paradossale, ma lo vivo con me stesso. Io sono il primo che ha una paura veramente tanto forte del dentista. E preservare i nostri denti naturali credo sia veramente uno dei nostri elementi chiave. L'altro giorno proprio è venuta da noi Rossana e guardava una lastra, è venuta da noi per una prima visita, ho guardato una lastra, mi ha chiesto cosa potevamo fare per lei per un problema in alto a sinistra nella sua bocca e per me era naturale cercare di salvaguardare i suoi denti, anche se erano complessi, rovinati. Lei mi ha guardato stranita perché era data da sei dentisti, ben sei dentisti, e tutti gli avevano proposto di togliere questi denti. Innanzitutto la prevenzione. La prevenzione sembra banale, ma è la cosa più importante, sebbene sembra la più scontata, ma non è così. La prevenzione della salute dei nostri denti è veramente un elemento chiave. E per questo tanto abbiamo anche esempio, abbiamo rivoluzionato un pochino il modo di intendere la prevenzione e il lavoro, introducendo ad esempio una cosa che non fa nessuno, che sono degli abbonamenti, delle membership, un pochino come quello che fai col telefono, andandoti ad includere in una piccola cifra mensile tutto quello di cui hai bisogno per tenere veramente cura della tua bocca e far sì che ti riesci a impegnare a fare questo. L'altra parola chiave credo sia preservazione. Sì, preservazione, perché siamo veramente focalizzati sempre sul preservare i denti naturali dei nostri pazienti, ma oltre ai denti, magari i lavori che hanno fatto da altri dentisti poco tempo fa, che gli hanno portato via tempo, gli hanno portato via denaro, e quindi il nostro lavoro è cercare di recuperarli per quanto sia possibile, o almeno metterli in grado di stare in bocca per un pochino più di tempo. E questo ci aiutano le tecnologie come il microscopio, come i laser, la digitalizzazione sono veramente chiave in questo processo di minima invasività e di appunto preservazione quasi estrema dei denti naturali dei nostri pazienti, motivo per cui ci raggiungono. L'altra parola credo sia sostenibilità. L'odontoiatria che io chiamo sostenibile è qualcosa di veramente un po' strano, un po' fuori dal coro, perché noi cerchiamo sempre di strutturare un piano di lavoro, quindi il piano il preventivo e quindi quello che deve fare il nostro paziente, basandolo sì, ok, sulla bocca, sui suoi denti, sulle problematiche, ma la bocca fa parte di una persona e questa persona ha delle chiare esigenze sia in termini di tempo, in termini anche di aspettative, di sue idee riguardo la sua salute dentale e anche di budget.
Il nostro lavoro è proprio essere bravi a combinare tutto questo per far sì di riuscire a dare un piano di lavoro che è estremamente congruo e coerente ed in linea con le aspettative, le esigenze, il tempo ed il budget del nostro paziente, ovviamente senza declinare mai in qualità e in prevenzione, che abbiamo detto essere la parte chiara. Un'altra parola che mi viene in mente è semplificazione. Tutto quello che noi dobbiamo fare deve semplificare l'andare dal dentista al nostro paziente. Non dobbiamo fargli perdere tempo, dobbiamo avere procedure che richiedono meno sedute possibili. Il tempo credo sia il nuovo oro di questa società moderna. Per questo motivo dobbiamo veramente impegnarci con tanti strumenti, tanti ci aiutano anche molto i computer in questo, ma anche in quello che noi strutturiamo come processi per far sì che tutto sia più semplice possibile. Già è noioso e fastidioso andare dal dentista, per questo dobbiamo renderlo il più facile possibile. Per questo apriamo il sabato, per questo abbiamo il parcheggio privato, per questo mandiamo i taxi ai nostri pazienti in stazione, per questo programmiamo un piano di cura esattamente congruo con le esigenze di tempo, di orari, di lavoro, per non fare perdere neanche un'ora di lavoro, se possibile. E poi c'è ospitalità. Beh, ospitalità credo sia quello in cui più credo in questo lavoro. Quello che è il mio desiderio, noi non abbiamo pazienti, noi abbiamo ospiti, e questo io ci credo veramente tanto. Per questo ogni piccola cosa che mettiamo a punto, cerchiamo di far sì che il paziente si senta veramente a suo agio, non in un ambiente medico, ma in un albergo, in un centro benessere, tanto che l'avevamo anche all'interno del nostro studio. Tutto, ma non dal dentista. Per questo veramente lo cerchiamo di coccolarlo al meglio, per far sì che il tempo passato con noi sia veramente un tempo il più possibile rilassante. Ed infine l'ultima parola che credo chiave sia empatia. Sì, perché ok i denti, ossia la tecnicità, tutto quello che volete, ma siamo persone e vogliamo rapportarci con le persone. E l'unico modo per creare sorrisi e poi dare sorrisi e sorridere assieme è lavorare con le persone. Penso che tutto questo sia Microdent, che sia uno studio un pochino particolare in cui credo tanto, ed ecco il perché appunto facciamo questo lavoro. Grazie.